Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ho deciso di girare quello che è stato forse il video più richiesto della storia, cioè come è stato il mio percorso universitario, come ho fatto a scegliere la facoltà giusta per me e soprattutto cosa cavolo sto studiando adesso. Tutto è iniziato alle superiori. Io ho fatto una scuola inglese e la scuola inglese ti permette gli ultimi 2 anni, la quarta e la quinta, di decidere alcuni percorsi che puoi scegliere. Divide le materie in diversi settori, se non ricordo male 6. Lingua italiana, lingua inglese, lingua straniera, scienze e matematiche. Questo mi ha permesso di poter un po' già decidere il mio percorso e tra le materie che ho scelto avevo messo business administration perché arte non so disegnare, già avevo scelto fisica e non mi andava assolutamente di aggiungere né biologia né chimica e quindi mi sono sentita più portata verso la scelta di business. C'è da dire che io ho sempre avuto sin da piccola una propensione verso il business, anche se ovviamente a 17 anni non sapevo bene cosa significasse. Ad esempio, sin da piccola il mio personaggio preferito del Topolino era Paperon de Paperoni. Io mi mettevo in casa, aprivo lo stendino di mia mamma e vendevo la roba in casa ai miei genitori, tipo i miei fazzoletti, le mie penne, qualunque cosa, tipo a 5 centesimi, e racimolavo. Quando mia mamma mi imponeva un po' di stirare, la facevo pagare 5 centesimi ad asciugamano stirato e all'età di 7-8 anni dicevo che un centesimo mi porteranno ad averne 1000. Quindi diciamo che è sempre stato un pochino dentro di me questa voler, non dico fare soldi perché è bruttissimo, ma di sicuro lavorare in quell'ambito, non in un ambito più artistico, scientifico, eccetera. Quindi business administration è stata un po' una normale conseguenza e scelta. In quei 2 anni mi sono appassionata a questo mondo, ho studiato, ho capito cosa significa e me lo sentivo mio. Era la materia che mi piaceva di più, era la materia in cui sentivo di poter davvero andare oltre e poter fare qualcosa. Infatti sono uscita col massimo dei voti in quella materia. Come conseguenza naturale ho deciso di iniziare l'università di economia e management ad Amsterdam. Poi, per i motivi che tutti sappiamo e conosciamo, che non voglio qui ripetere, ho dovuto abbandonare e tornare a casa, quindi ho perso un anno. Tornando a casa a settembre dell'anno dopo, ho iniziato l'università a Padova, sempre di economia e management, sempre più convinta che quella fosse la mia strada, e quindi ho iniziato il mio percorso di studi triennale e tra gli alti e bassi, le difficoltà della malattia e tutto, sono riuscita a laurearmi 2 anni fa. Una volta laureata in economia, ho deciso di continuare il mio percorso di studi e addentrarmi in una magistrale. Io ho seguito un percorso molto generale di economia che ha toccato diversi punti. Ha toccato la parte di finanza, di macroeconomia, di microeconomia, di gestione aziendale. Quando si parla di economia è uno spectrum completo di diversi settori. Io ho capito che tra tutte quello cui mi sentivo più portata era la parte di gestione aziendale e in modo più specifico mi affascinava il marketing. Inoltre, in questi 3 anni, voi lo sapete benissimo, ho maturato una passione verso il fitness e la sana alimentazione. Per questo motivo ho voluto cercare un corso di laurea magistrale che fosse abbastanza improntato su questo aspetto. In realtà, quando io ho scoperto l'esistenza di questo corso di food marketing e strategie commerciali, cioè quello che adesso sto seguendo qui a Piacenza, che è l'unico in Italia, io non avevo molta idea di che cosa significasse. Diciamo che lo sto scoprendo anche adesso, frequentando, e sono contenta, per fortuna, di aver fatto questa scelta, perché non è un corso dove vi spiegano la qualità degli alimenti, come mangiare, come si dovrebbe mangiare, ma è un corso focalizzato soprattutto sulle strategie di vendita dei prodotti alimentari. Quindi, perché vi trovate all'Esselunga quel prodotto lì e non qui e non lì e non lì? Perché questa azienda decide di fare questa campagna di marketing? Perché un'azienda punta di più sull'aspetto emozionale rispetto a venderti il prodotto? Quindi è comunque marketing, cioè è un corso di marketing
però specializzato soprattutto sul settore alimentare. Alcune materie sono di agraria, ad esempio ho dovuto studiare il settore alimentare in generale, il fatto che sia frammentato, ho dovuto studiare le varie leggi che riguardano il settore alimentare, ho dovuto studiare i piani di controllo delle aziende, anche perché in teoria il risultato dovrebbe essere alla fine di questo corso trovare un lavoro in un'azienda del settore alimentare. Diciamo che questo sarebbe l'apice, quello a cui chi si iscrive a questo corso dovrebbe puntare. Poi, essendo un corso di marketing in generale, tanti di noi, tanti di quelli degli anni scorsi, trovano lavoro in aziende diverse, come Henkel, che è leader nella detergenza, come L'Oreal, che è beauty e makeup. Quindi diciamo che è comunque un corso di marketing. Il motivo per cui ho scelto questo corso di food marketing e non un altro di marketing in generale, perché a me proprio appassiona il settore dell'alimentare e il mio sogno, la mia idea sarebbe lavorare in un'azienda che promuove, porta sul mercato dei prodotti sani e naturali al fine di cambiare le abitudini di consumo, al fine di dimostrare che non c'è bisogno di rinunciare al gusto per mangiare bene, mangiare sano. Questo ovviamente è il mio sogno, per ora lo ammetto, non ho ancora trovato un'azienda che si incastri con questi miei principi, quindi non è che finito l'anno prossimo io, qualunque offerta mi verrà data in altri settori, in altri ambienti, la rifiuterò perché io devo lavorare in quell'azienda. Cioè, tutto fa brodo, tutto fa esperienza, quindi chissà cosa verrà. Questo è stato il mio percorso, questo è quello che studio. Il consiglio che mi sento di dare a chi dopo le superiori sta per decidere a che corso iscriversi, in che settore entrare, è scegliete un corso generale. Non partite in triennale andando su un settore molto di nicchia, molto specifico. Iniziate con giurisprudenza, con medicina, con economia, poi finita la triennale, nella magistrale, se volete continuare i vostri studi, incanalate e concentratevi su quello che vi appassiona di più. Uno, perché a 18 anni è difficile sapere davvero cosa si vuol fare della propria vita. E due, perché in questo modo, facendosi prima un'idea generale di com'è questa materia, capite davvero se vi piace e vedete diverse cose. Ad esempio, ero partita che mi piaceva molto matematica e quindi pensavo che una conseguenza fosse che mi sarei appassionata a finanza. Niente di più sbagliato, cioè io vedo un bilancio, mi viene male. Quindi questi 3 anni mi sono serviti a capire quello, cioè se io avessi iniziato subito a bomba con finanza sarebbe stato difficile. Per questo sono abbastanza felice di come è strutturato un po' il sistema italiano, perché già da solo, per come è fatto, ti fa fare prima 3 anni in generale, poi ti focalizza. Un'altra cosa è: non abbiate paura di sbagliare, non preoccupatevi se vi iscrivete in università e dopo 3 mesi realizzate che non è la cosa che fa per voi, che non volete assolutamente fare quello nella vostra vita. Potete cambiare, potete rinunciare agli studi e iniziare l'anno dopo con quello che avete capito che vi piace. Potete finire quell'anno e poi farvi riconoscere degli esami. Potete fare quello che volete. Perdere un anno non è la fine del mondo. Io l'ho perso, poi ho ricominciato nel suo settore, ma comunque l'ho perso e sono qui e l'anno prossimo dovrei trovare lavoro e sto per laurearmi. Non mi pare di essere caduta in disgrazia, quindi non vi preoccupate. Secondo me è molto più importante capire la propria strada e compiere anche la decisione, che è molto coraggiosa, di dire no, questo non fa per me, faccio qualcosa che mi piace, a costo anche di ritornare indietro, piuttosto che impuntarsi, passare 3 anni, che poi non ci si laureerebbe neanche meno in 3 anni, perché se non vuoi studiare qualcosa non lo studi, e quindi magari passare 4-5 anni dietro corsi, materie che vi fanno venire il vomito appena aprite il libro. Ve lo sconsiglio, sarebbe solo una perdita di tempo, e passare 4-5 anni di più che perdere un anno e fare un triennale velocemente. Questo perché io sto vedendo adesso che questo corso, che è proprio pieno delle materie, degli argomenti che a me piacciono, ispirano, interessano, lo sto davvero facendo bene. Fioccano 30 a manetta,
non mi sto vantando, ma è così. E lo faccio con molta tranquillità, con molta calma, e la passione e l'interesse si vede perché studiare non mi pesa, studiare non mi fa fatica. Studio e ricordo, non mi metto mai sui libri e penso, Madonna che materia di merda, mai. Ogni tanto con quelle di agraria lo ammetto, ma con quelle di economia no. Quindi anche questo serve, trovare qualcosa che davvero ci piace, vi piace. Una domanda che mi viene esposta spesso è il mio metodo di studio. Allora, questo ne avevo già parlato in un video precedente. Allora, il mio metodo di studio in generale è diviso in tre fasi. La prima comprende il frequentare le lezioni e prendere gli appunti a computer. La seconda è rimettere a posto gli appunti, cioè integrare quello che ha detto il prof, quindi i miei appunti che ho preso a computer, con le slide, e creare questo documento dove ho messo insieme le due cose, quindi so che quelle sono le cose che ha spiegato e che poi chiede all'esame. Perché almeno nella mia università raramente il professore chiede all'esame qualcosa che non ha spiegato in classe. Poi so che alcune università ci sono proprio, vi mandano a merda, vi mandano libri, libri e libri. Almeno su questo sono fortunata. Quindi una volta condensato tutto in documento Word sul computer, io prendo un quaderno bianco, e scrivo a matita, faccio il piccolo scriba e scrivo tutto. Schematizzando, diciamo che già dalla prima alla seconda fase un pochino studio, perché devo rileggere, devo sistemare, devo capire, non è che condenso gli appunti mettendo tutto a caso, cerco di fare delle frasi composte, comunque ragiono. Poi, nella fase di trascrizione, io ho la memoria molto fotografica, quindi è per questo che lo faccio. Il movimento mi ricorda quello che devo scrivere e quello che devo dire. E poi, avere tutto davanti è molto più immediato. Una volta che ho trascritto tutto, e per questo io mi prendo molto prima, infatti devo davvero riuscire a tenermi a pari con gli appunti, perché sennò se incomincio a studiare, fare tutte queste fasi una settimana prima dell'esame, impossibile. Una volta che ho tutti questi appunti, quando poi vado a studiare e ripassare, faccio una specie di matrioska, cioè da questi appunti grandi continuo a ripassare e studiare, sempre riscrivendo, io continuo a scrivere, voi non avete idea di quanta carta purtroppo spreco quando studio, perché riscrivo ogni volta che ripeto tutto. Ma ogni volta che ripeto vado sempre più in piccolo, cercando di schematizzare o comunque scrivere il meno possibile e ripeterlo a voce il più possibile, tanto da arrivare al giorno prima dell'esame ad avere uno schema con i titoli degli argomenti. Ad esempio, vi faccio vedere come ho preparato il parziale che ho dato, che per la cronaca ho preso 28 perché ho sbagliato due parole. Non mi esprimo. Però, allora, questi sono tutti gli argomenti scritti per lungo. Voi non leggete niente, però comunque questi sono tutti gli argomenti, con vari schemi, con comunque con molto contenuto. Andando avanti poi arrivo a fare il ripasso, e qui vedete che questa comunque non è il coso finale, però è molto più ridotto. Praticamente queste sono 10 pagine, ho ridotto tutto in una facciata. E qui a me bastava alla fine leggere soltanto definizione di alimento e la dicevo, strategia globale e la dicevo, principi di precauzione e lo dicevo, quindi soltanto leggere il titolo e lo dicevo a voce. Questo metodo funziona per quelle materie cui esame si basa soltanto su ciò che il professore spiega in classe e le slide. Ovviamente se ho un tomo così è difficile, ma soprattutto si basa su quelle materie che hanno un po' uno schema dietro, una struttura, uno scheletro. Io personalmente trovo molto difficile applicare questo mio metodo a diritto, perché cioè lo vedo una cosa come questa è la definizione, cioè c'è poco collegamento fra le cose, magari mi sbaglio, ma io ho davvero un odio verso diritto, scusate, per chiunque studia giurisprudenza. Questo è il mio metodo, me l'avete chiesto in tanti, per il momento funziona, spero che continui a funzionare visto che mi mancano pochi esami alla laurea, e basta. Mi dispiace se questo video è stato un po' troppo lungo e se mi sono un po' dilungata, ma ci tenevo a dirvi un po' di cose su questo argomento, visto che ve lo promettevo da tantissimo tempo. Spero che vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto, e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!